con Edo e Salvatore per parlare del secondo Memorial Francesco Taliercio. Edo, inizio da te, innanzitutto da dove nasce questo evento e soprattutto qual è lo scopo di questa iniziativa che giunge alla sua seconda edizione? Esattamente, come ben detto siamo alla seconda edizione finalmente dopo purtroppo lo stop forzato dal Covid. Ed appunto nasce da un gruppo in primis di amici di Francesco che ci tiene a ricordare, ci tengo a ribadirlo, con la musica, specialmente in ambito techno, essendo Francesco un amante e stava appunto iniziando a produrre musica techno con me, con Mita, che sarà un altro artista DJ che suonerà alla seconda edizione. L'obiettivo del Memorial chiaramente è quello di raggiungere un range d'età ampio che parta dai bambini, ai genitori, come abbiamo già detto ai professori, perché siamo passati nei plessi isolani, e cercheremo di informare le persone tramite quest'anno l'inserimento di alcuni stand che trattino appunto delle problematiche sulla circolazione stradale e problematiche che si incontrano nella fascia adolescenziale. Allora sì, come ha detto già Edo, noi siamo passati in tutti i plessi isolani per cercare di coinvolgere un po' tutti i ragazzi, visto che diciamo che Francesco comunque quando è scomparso aveva 17 anni, quindi l'età un po' più vicina a quelli che sono i ragazzi che frequentano oggi tutte le scuole, quindi per cercare di coinvolgere un po' tutti siamo passati classe per classe a spiegare un po' l'evento, come si terrà, e la novità appunto di quest'anno è che ci saranno, come ha detto già Edo, vari stand che coinvolgeranno varie associazioni dell'isola che riguarderanno appunto delle tematiche che vengono affrontate principalmente in fase adolescenziale. Cerchiamo quindi coinvolgere appunto tutte le età, non ci sono limiti di età, anche perché qui c'è la faccia di Francesco, ma c'è la faccia di tutti noi ragazzi, di tutti i ragazzi che frequentano le scuole, che si stanno avvicinando anche diciamo alla patente. Edo, dunque appuntamento quando? Domenica 8 maggio presso l'Arena del Negombo, l'evento inizierà alle ore 18 e terminerà alle ore 24. Ricordiamo che è un evento free entry, quindi non si pagherà nessun ticket d'ingresso e ci sarà la possibilità di consumare esclusivamente consumazioni analcoliche, appunto essendo un evento di sensibilizzazione. Invitiamo quindi, già abbiamo detto, professori, alunni specialmente, perché come ha detto e ribadito prima Salvatore, noi siamo passati in tutti i plessi isolani e per tutte le classi appunto per chiedere la partecipazione attiva di questa coreografia che abbiamo pensato durante questi mesi, che sarà appunto creata dagli alunni con la realizzazione di cartelloni che trattino di tematiche riguardanti le problematiche sulla circolazione stradale oppure le problematiche in fascia adolescenziale. Quindi tutti gli alunni porteranno questi cartelloni di grandezze diverse, di colori diversi e di tematiche diverse all'ingresso dell'Arena del Negombo e verranno poi esposti durante la serata in modo tale da creare una coreografia, come ho appena detto, di colori diversi e tematiche diverse.